Julie Wollersen, com'è il mestiere di mamma di un campione di Niccolò Melli? Ma come tutte le mamme, seguo mio figlio, cosa fa e non fa. È molto divertente perché ci ha portati posti veramente belli in Germania, posti in Italia. Cerchiamo sempre di seguire. Ex campionessa di volley, a memoria argento olimpico? Sì. Ed era l'84? 84. Con Paola Jowaischoff? Sì, con Paola, sì. Poi cosa ha fatto? Ha giocato molto a Reggio Emilia, in nazionale, e poi? Aspetta, sta facendo un'intervista. Ma io poi dopo ho cominciato a insegnare inglese nella scuola del liceo, e poi ho sempre seguito i ragazzi nello sport, faccio parte di CONI regionale e provinciale, una vita normale. Ha girato quanto per seguire Niccolò Melli? Quanto? 2 anni in Germania, adesso è prima a Milano. 5 anni a Milano. Noi cercavamo sempre di andare a vedere le partite e poi vari posti in Italia. Sì. Non fa da procuratore anche? No, assolutamente. Arriverà in NBA un giorno? Ma è sempre un sogno. Questo è sempre un sogno per ogni giocatore di pallacanestro. Potrebbe essere. Il suo più grande pregio di Niccolò? Secondo me lui ha talento e poi il suo carattere. Lui è proprio un determinato, molto deciso, molto preciso nelle sue cose. 2 scudetti in Germania, vincerà anche con la nazionale? No, questo è un sogno veramente. Sta lavorando, sta cercando di fare il suo meglio, poi vediamo. E invece Enrico, che punto è nel processo di crescita cestistica? Lui è già un giocatore che conosce bene lo sport, lui accetta il suo livello di pallacanestro, si diverte e questo è importante. Va bene?